Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video molto molto particolare. Sì, perché ho provato a realizzare qualcosa di veramente interessante di cui il risultato mi ha davvero davvero stupito. Cos'è questa cosa? Ho provato, come avrete capito dal titolo, a far fare una telecronaca di una gara, in questo caso la gara di un giro, la telecronaca all'intelligenza artificiale usando appunto ChatGPT. E ragazzi, il risultato secondo me è stato strepitoso. Ma come ho fatto a realizzare questa situazione? Allora, innanzitutto ho fatto una gara di un giro nel campionato WEC usando le LMGT3, quindi con tutte le livree e le auto ufficiali che corrono nel LMGT3, e a quel punto, una volta fatto la gara, avevo tutte le informazioni da dare all'intelligenza artificiale, perlomeno per quanto riguardava appunto la situazione di gara. Quindi ho potuto dire chi era in pole position, chi era in seconda posizione, qual era la lotta nelle retrovie. E poi sono andato ad aggiungere ovviamente altre informazioni, perché ovviamente più informazioni si danno all'intelligenza artificiale, più lei è in grado di darci tante tante notizie e creare appunto una struttura a tutto quello che gli andiamo a dire. Quindi una volta date queste informazioni, aver chiesto appunto di parlare dei team che partecipano appunto al campionato LMGT3, di parlare di aneddoti riguardanti magari i piloti, quindi tutte queste informazioni hanno creato una telecronaca vera. E in più i commentatori saranno due, quindi due voci diverse, quindi due commentatori, come succede spesso nella maggior parte dei commenti riguardanti le gare di motori, i commentatori saranno due. Ragazzi, davvero pazzesco il risultato finale. Io partirò alla guida della Lamborghini delle Iron Dames, questa squadra tutta femminile che corre appunto nelle MGT3, e poi ci sarà Valentino Rossi che appunto corre con la sua BMW M4 del team WRT, e poi tutte le altre scuderie appunto ufficiali con le livree ufficiali, utilizzando appunto tutte le mod e le skin per assetto corsa, per andare appunto a implementare questo tipo di campionato all'interno del simulatore assetto corsa. Ma a questo punto, dopo avervi spiegato il tutto e di come si è svolta appunto la creazione di questa telecronaca, direi di vederla, o meglio di sentirla oltre che vedere appunto la gara. E ragazzi, preparatevi, perché sarà qualcosa di veramente, secondo me, incredibile. Sarà solo un giro come vi ho detto, ma il risultato finale secondo me è tanta tanta roba. Ci vediamo dopo questo giro di gara, dove tireremo le conclusioni. Quindi adesso scendiamo in pista con le LMGT3 nel campionato WEC. Benvenuti a Spa-Francorchamps per questa avvincente gara del campionato WEC, categoria LMGT3. In pole position le Iron Dames con la loro Lamborghini, affiancate dalla BMW M4 del team WRT, guidata da Valentino Rossi. Semafori spenti, si parte. Le Iron Dames scattano bene, ma Rossi è subito agguerrito e cerca di infilarle alla source. Le due auto sono affiancate, ma la Lamborghini riesce a mantenere la testa uscendo più veloce. Dietro la lotta è altrettanto serrata. La Lexus e la Ford Mustang si contendono la quarta posizione, con la Corvette e l'Aston Martin pronte ad approfittare di ogni errore. La Mustang riesce a guadagnare terreno, sorpassando la Lexus alla Bruxelles. Intanto, al comando, le Iron Dames e la BMW di Rossi iniziano a staccare il gruppo. Arrivati all'Eurouge, Rossi sfrutta la scia e si avvicina pericolosamente. Ma è nel rettilineo del Kemmel che tenta il sorpasso, affiancandosi pericolosamente alla Lamborghini. Le due vetture sono ruota a ruota, ma le Iron Dames resistono e mantengono la testa. Nel frattempo, nelle retrovie, la Corvette è riuscita a superare l'Aston Martin alla Blanchimont, mentre la Ford Mustang tenta di recuperare terreno dopo un'uscita di pista. Le Iron Dames con la loro Lamborghini, un team tutto al femminile che ha già fatto storia, non solo per le loro prestazioni in pista, ma anche per il loro impegno nel promuovere la diversità nel motorsport. La BMW M4 del team WRT con Valentino Rossi. E pensare che, solo qualche anno fa, Rossi correva su due ruote in MotoGP. Adesso è uno dei protagonisti anche sulle quattro ruote, dimostrando la sua versatilità e passione per la velocità. Le Aston Martin non restano a guardare. Nicky e team sulla Vantage di TF Sport approfitta della battaglia tra la Lamborghini e la BMW per guadagnare terreno.
la Lexus ha portato un'auto con una livrea speciale per celebrare il loro 10° anniversario nelle competizioni endurance, mentre tra i piloti della Corvette c'è Jack, famoso per le sue playlist musicali che caricano la squadra prima di ogni gara. Torniamo all'azione in pista. Siamo ora all'ultimo tratto di gara. In testa, Rahel Frey sulla Lamborghini delle Iron Dames è sotto attacco diretto dalla BMW di Valentino Rossi. Rossi sfrutta ogni metro della pista per cercare di avvicinarsi, ma Frey mantiene la calma, difendendo la posizione con grande abilità. Ultima curva, ultimo tentativo di sorpasso da parte di Rossi, ma non c'è spazio. La Lamborghini delle Iron Dames di Rahel Frey taglia per prima il traguardo, portando a casa una vittoria meritatissima. Rossi chiude in seconda posizione con la BMW WRT. E allora, ve l'avevo detto o no, che sarebbe stato qualcosa di incredibile? Sì, perché la cosa veramente, secondo me, super super interessante è come la telecronaca sia stata pienamente accompagnata alle immagini, sia per quello che è successo in pista, che ovviamente sì, io ho dato le informazioni, però ci sono stati anche dei tempi giusti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale nel creare appunto queste situazioni, e poi anche le informazioni che ChatGPT ci ha dato per quanto riguarda i team, gli aneddoti, tutte cose che ovviamente non gli ho dato io realmente, perché io non gli ho dato queste informazioni, le informazioni me le ha date lui a me, io gli ho detto cosa volevo lui dicesse nella telecronaca, ma le informazioni reali me le ha date lui a me, non le ho date io a lui, ma le informazioni reali me le ha date lui a me, non io a lui. Cioè ChatGPT ha fatto veramente tutto tutto da solo, e le informazioni secondo me veramente super interessanti, che per quanto riguarda le Iron Dames, che sono appunto un team tutto femminile, cioè tante cose veramente veramente pazzesche. Ovviamente solo un giro, però ci fa capire cosa è in grado di fare veramente in ogni campo, in ogni situazione, l'intelligenza artificiale di ChatGPT, veramente veramente pazzesca. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questa particolarità di questa situazione stranissima in cui ChatGPT, l'intelligenza artificiale, ha fatto una telecronaca di un giro nella simulazione di guida di Assetto Corsa, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler, tantissimi reel riguardanti la simulazione arrivano su Instagram. Sempre se vi va, vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, quindi rivendo a prezzi veramente super bassi e sono praticamente nuovi, e li vendo a prezzi davvero molto molto convenienti. Ma quello che assolutamente dovete fare, e iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!